È nata su un progetto di un'idea di Antonio Massa del birrificio BQS e che ci ha presentato e noi abbiamo accolto con entusiasmo, l'abbiamo accompagnato nel percorso di coinvolgimento degli enti locali, siamo andati a trovare i sindaci, tutti i sindaci devo dire ci hanno dato piena disponibilità e poi piano piano lui ha iniziato a coinvolgere altre aziende del territorio collegate a CNA e il progetto ha preso forma in maniera quasi naturale perché, come ci diceva Antonio prima, tutti hanno aderito in maniera molto semplice e schietta. Quello che ci interessa comunicare qui oggi è che insieme ai comuni, ma il comune d'Arezzo, anche con la Fondazione Arezzo in Tour e tante altre istituzioni, stiamo cercando il sostegno e la sinergia per promuoverle queste attività e questi progetti. Quello che vorrei chiedere oggi qui è se avete un'idea come artigiani, come commercianti, come operatori del turismo, fatevi avanti, perché la possibilità di fare rete e di creare qualcosa di concreto insieme c'è. Si parla del turismo esperienziale e quindi visitare i luoghi dove ci sono le materie prime della birra, quindi i beccoletti. Come si fa a conoscere bene un territorio? Vivendolo e passeggiandoci, no? E quindi idee con il quad, idee con passeggiata a piedi, a scoprire le sorgenti, a scoprire le vallate che ci sono appunto in tutto il Val d'Arno e quindi unire lo sport che ora piace tanto, unire il benessere e quindi poi la tavola alla fine con i prodotti tipici che trovano nuovi abbinamenti, in questo caso con il mondo della birra. Ma io sono sicura che verranno molti turisti perché questo è un progetto innovativo per il nostro territorio ma che è già stato sperimentato in particolare all'estero, ovvero quello di un turismo esperienziale, in questo caso collegato ad un prodotto che sta andando sempre più di moda, sta veramente riscuotendo un grande interesse che è quello della birra. Noi abbiamo dei grandi produttori qua, hanno avuto un'idea importante perché poi per far conoscere le eccellenze del nostro territorio bisogna anche avere idee che permettano di attrarre appunto turisti ma anche concittadini, magari persone delle vallate vicine che possono venire qua finalmente a degustare un'ottima birra ma a conoscerne anche tutti i processi di realizzazione, a interloquire col mondo degli agricoltori, con quelli della ristorazione perché è un'esperienza appunto e non una semplice degustazione.